Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su The Infected. Come al solito io sono Maurizio Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, supportate questa sera con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già. Tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. Link in descrizione anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi a prezzi scontati. Utilizzate il link qui sotto. Detto questo, siamo già in game, come potete ben vedere, ed eccoci qua. Qua ci sono delle novità. Ho fatto qualcosa, ci sono delle novità, ho sistemato i cavi, ho costruito la stalla là e adesso sto fondendo qua. Ma dobbiamo fare subitissimo delle cose, perché anche in questa puntata c'è un sacco di cose da fare, tantissime. Tantissime. Il nostro amico Mike è là che sta lavorando, continua a lavorare, va bene così, bravo Mike, qua siamo quasi pronti, ma dobbiamo fare una cosa eccezionale, eccezionale, eccezionale che mi avete detto. La devo cercare, ma dovrebbe essere qua. Freccia tranquillante. Dobbiamo fare questa. Frammento di ferro, piuma, bastone, fungo. A cosa serve la freccia tranquillante? Me l'avete scritto anche nei commenti. Ehi, Amon, la freccia tranquillante serve ovviamente per cosa? Per far sì, adesso non li usiamo tutti i frammenti di ferro, per far sì di catturare pecore e galline. E tra l'altro le galline c'è sia maschio che femmina, da quello che ho capito. Quindi, cosa importantissima, andiamo a farlo. Qua c'è un bel cinghiale che è entrato al posto del lupo, il bellissimo cinghiale. Qua lasciamo giù un po' di cose qua, lasciamo giù un po' di cose qua, un po' di cose qua. Eccole qua. Allora, qua cosa abbiamo? Abbiamo un bel frammento, quattro frammenti di ferro. Andiamo subito a vedere. Allora, freccia tranquillante, un frammento di ferro, una piuma, un bastone, tre funghi. Quindi, bastone ne prendiamo 1, 2, 3, 4. Ne facciamo 4 di frecce tranquillanti. Poi, quindi, ci servono anche 4 piume che da qualche parte sono. Non so dove, ma da qualche parte ci sono. Garantito. Eccole qua. Dividi una ed è una piuma. Dividi una. Dividi una. Dividi una. E ce la mettiamo tutte qua. Eccole qua. Guarda qua che belle piume. Là. Là. E là anche questa piuma qua. Ma non è finita. Andiamo avanti. Ora ci servono i funghi che abbiamo già nell'inventario in realtà. Quindi una di queste. Dividi una di queste. Dividi una, non so se si fa qua, forse si fa nell'altro, non l'ho letto, adesso vedremo di capirlo. E qua dividi no, e che cavolo? Dividi uno, e che cavolo? Vediamo un po'. Non si fa qua. Bene, come non detto, bisogna farlo da un'altra parte. Qua sta andando tutto a farsi benedire, già che ci siamo, facciamo una cosa che purtroppo anche qua facciamo così e crea. Allora andiamo a rivedere dove la facciamo questa, dove la facciamo questa. Può essere creato sul banco di lavoro avanzato, che non vuol dire che è avanzato nel senso che è rimasto, vuol dire avanzato più avanti. Allora mettiamo questa e poi mettiamo questo coso qua in mezzo mi urta. Possiamo mettere le cose, ma mi urta vederlo, non so perché. Dividi uno, vai. E non ce lo fa fare. Ah no, tre sono i funghi. Ah, non sono tre i funghi. Tre sono i funghi. Vai. Le ho fatte, ma è successo un danno. E qualcosa è successo. Qualcosa è successo. Sono arrivati ad attaccare la base, i maledetti. Gli infetti. Ho la sciabola qua. Via, muori. Muori male. Ok, vedrete che tra un po' Mike. Eccolo qua, guardate Mike che arriva, arriva perché ha già capito che deve riparare. E adesso lui verrà qua a riparare. Guardate, tac, tac, e ripara. Grande Mike. Ok, abbiamo anche le frecce. Molto bene. E le frecce ovviamente ci serviranno. Dobbiamo prestare orecchio perché ci serviranno per catturare galline, pecore e quant'altro. Quindi bisogna stare molto attenti, però bisogna anche avere l'arco e se non erro l'arco ce l'ho qua, infatti. Allora mettiamo giù questo cadavere qui, mettiamo questo coso qua e un'altra. Prendimila! Prendi l'arco, ok. E l'altra cosa da fare è capire come si cambiano le frecce, cioè se io non volessi queste, cosa faccio? Le devo levare a mano? Le levo a mano, qual è il problema? Toh, metti queste qua.
Ok, sono loro. Perfetto. 4 ne abbiamo. 4. Quindi pecore o galli barra galline vanno prese. Ok. E qua, come vedete, c'è la stalla. Questa stalla qua è così, un po' bassina, devo dire. Mi sembra un po' piccola, però va bene. E dentro, vedete, c'è capre e polli con 5 box di polli, 5 box di capre. E abbiamo sete. E noi beviamo. E mangiamo anche. Vai. Allora, queste qua adesso, poi vedete che qua bisogna anche dargli del cibo. Ok? Quindi bisogna fornire del cibo. Il cibo non è un problema per ora. E tra l'altro vi faccio vedere come qua è vuota, qua è piena, qua è piena, qua è piena, qua è piena, qua è piena. E tra un po' riempiremo, vedete, sta già quasi riempiendo anche queste casse qua. Ne metteremo altre qui, insomma, stiamo andando avanti alla grande. Andiamo a controllare sull'elettricità, velocissimamente. Andiamo su. Oh, e vediamo come l'energia immagazzinata 2322. Abbiamo energia disponibile. Ho staccato qualcosa che non serviva, l'energia in uscita è solo 100, l'energia in ingresso è 52, questo perché abbiamo due pale che stanno andando molto bene. Dovremmo farne un'altra qua, ma serve tanto alluminio e quindi bisogna aspettare che riusciamo ad avere l'alluminio, ma stiamo andando avanti anche per quello. E soprattutto mi avete detto, vediamo qua, bisogna fare il cemento, cemento a go-go, e in effetti, a parte il mattone asciutto, serve fare il cemento. E io il cemento ho iniziato a farlo, perché guardate qua, completata questa, ci serve sabbia e argilla. Sabbia non è un problema, ne abbiamo un fottio. L'argilla, pochettina. Bisogna fare un po' d'argilla. Bisogna fare un pochettino d'argilla, assolutissimamente. E l'altra cosa da fare è continuare qua con questi, sicuramente. E qua bisogna continuare, perché guardate qua, questo sforna, ah, è finito il fuoco, meglio, è finito il fuoco, meglio, vuol dire che l'ho usato abbastanza bene, abbastanza tutto. Mettiamo le pietre qua, chi se ne frega, buttiamo qua i lingotti di ferro e chi se ne frega, e a questo punto andiamo da questa parte qua. Tra l'altro il personaggio tra un po' deve andare a dormire, eccoci qua. Il nostro mezzo devastante, ho fatto delle casse. Le casse si possono mettere qua dentro. Allora, e qua iniziamo i problemi. Vedete che le casse hanno dei problemi. Cioè, nel senso, questa qua c'è stata. Come ci accediamo a questa sul fianco? Perché poi, adesso vi faccio vedere, possiamo mettere anche le casse sopra. Ok, una sopra l'altra. Vediamole bene. Non staranno mai alla perfezione. Sicuramente, però, guardate, qua accediamo a questa e qua accediamo a questa, che non è male. Abbiamo tanto inventario, già così due casse, ma ne mettiamo altre. Qua, non so quante ce ne stanno, forse molte di più di quelle che ho fatto, probabilmente. O per meglio dire, un'altra, due, forse. Non so se possiamo andare più in alto, sembrerebbe di sì, ma mi sembra quanto inutile andare più in alto. Secondo me forse un'altra striscia è più che sufficiente, però adesso vedremo di capire, perché vedete che già qua vai. Ok, chiudiamo qua, vediamo un po', vedete sono un po' storte, in teoria non dovrebbero cadere, ma dovrebbero comunque funzionare, dovremmo avere accesso a tutto, ma le proviamo, perché adesso facciamo così. Accendiamo il motore con avvia motore, accendiamo le luci K e con questa bella turbina ci addentriamo in questa zona qua, zona dove io mi auguro di trovare un bel po' di argilla e di tirarla su, si spera di trovare un bel po' di argilla. Qua io vedo solo, ecco lì, qualcosa c'è qua, sembrerebbe. Arresta il motore. Oh, la faccia, ma cos'è grosso sto albero? Ah, sono due alberi. Che è molto bene. Allora, vediamo un po'. Questo, no, non è argilla. Non è argilla. Cioè, quello che avevo visto non è argilla. Bene, Amon. Iniziamo molto bene. Perché qua l'argilla, come sapete,
È un problema tirarla su, ma attenzione, ci viene incontro un'altra cosa. Ora io volevo farvi vedere proprio il giro, cioè nel senso tiro sull'argilla, però ci vuole tanto tempo, soprattutto con sta stamina di un bambino di 2 anni. Ci vuole tanto tempo, quindi non conviene. Lì c'è un passerotto, ma non è una gallina. Ci vuole tanto tempo, quindi non conviene, e quindi conviene fare un'altra cosa. L'estrattore di argilla è qui che vi volevo. Però volevo almeno tirar su dell'argilla per farvi vedere che comunque non si raccoglie tanto. Oh, e che poi... Eccola qua. Possiamo comunque farlo, perché comunque, guardate, un masso mi pare che ne dà una decina, forse. Se li trovi, quelli che vanno in giro, potrebbe darne una decina circa, se non erro. Sì, vedete? E comunque... Cioè i massi si trovano, bisogna solo cercarli. Tutto sommato non è neanche una roba... Uno ci si mette qua una mezz'oretta, tira su tutto quello che deve tirare su, infetti permettendo, e continua questo bel lavorino qua. Si può fare, e adesso lo stiamo facendo. Però c'è anche l'estrattore di argilla, che nelle... Non prime puntate, ma dopo un po' di puntate mi avete detto, Yamon, puoi fare anche l'estrattore per tirare sull'argilla. Il discorso lì era... Oh, via. Il discorso lì era tirare sull'argilla per, ovviamente, che ci serviva. E mi avete detto, Yamon, conviene fare l'estrattore? E gli avevo detto, sì, l'estrattore lo farò quando, solo quando... Ho la necessità di avere argilla. E adesso abbiamo la necessità. Le casse dietro, in teoria, facendo questo lavoro qua, andando in giro con questo coso, con l'argilla, possiamo riempirle a go-go. E quindi possiamo riempire di cibo, acqua, tutto quello che ci serve, e riempire tutto questo di argilla. Sostanzialmente può servire a questo. Ad esempio, un utilizzo. Come un utilizzo è anche tirare su quel cavolo di scisto bituminoso e quindi recuperare anche lì roba. Ora, al netto di tutte queste cose qua, dobbiamo andare a dormire e poi dobbiamo iniziare a fare cemento e tante altre cosucce. Allora, io vorrei capire... Acqua pulita ce n'è qua, sì. Allora, facciamo una cosa. Beviamo. Poi qua. Poi ne manca solo una. Qua. Poi qua fai vuoto. Poi qua tirane su uno. Mettilo qua. Vai, brucia tutto. Dove cavolo accendi? Brucia tutto e già che ci siamo, ci spariamo dentro anche un po' di carne che... Oh, attenzione, stanno arrivando, sento una musica strana, musica brutta, musica di cattivoni, ma non li vedo, però li sento adesso, i cavoli se li sento. Mike, eccoli. Tutum, tutum, vale, tutti, vai alla grande, così mi piace. No, via con questi col bastone. Mike, vai a riparare le cose. Guarda come corre Mike, guarda che arriva Mike. Questo è morto, anche questo, raccogliamo il cadavere qua. Via, mori, dai che devo andare a dormire. Ma forse Mike, eccolo che sta arrivando Mike, questo qua è impossessato. Guarda Mike come ripara. Vai Mike, ripara. Grande Mike, così. Uno è morto, ma non ci ha droppato... Sì. Ok, ci ha droppato un po' di cose interessanti, devo dire. Tutto sommato... Vedete il lingotto di acciaio, che male non fa. Boh, l'attacco l'avete visto che l'abbiamo superato tranquillamente. Andiamo a dormire. Altra bella giornata. E c'è sole. Allora, da quando... avete i pannelli solari, io consiglio di dormire almeno fino alle 6 del mattino, in modo tale che inizia a uscire il sole e quindi non abbiamo grossi problemi. Ora iniziamo a fare le cose serie. Tac e tac. Ma possiamo metterle anche di più? No. E qua, mix. Ok, in tre fottuti minuti, lui dovrebbe generare 10 di cemento, che poi è questo. Questo è cemento che noi possiamo andare qua e
buttare dentro anche l'argilla. Vuole, no, l'argilla non volevo buttarla dentro, ho buttato dentro anche l'argilla che mi serviva, e vabbè, buttiamo anche l'argilla. Bisogna fare anche il cemento, sì, il cemento, ciao, il mattone che si fa con l'argilla, anche quello si fa tutto con l'argilla qua, maledetti. Allora, iniziamo a tirare sul mattone, quindi serve un estrattore, dobbiamo fare prima possibile, per far prima possibile serve un fottuto estrattore. Dobbiamo e abbiamo bisogno dell'argilla. Allora, l'estrattore, andiamo a vedere. Qualche estrattore abbiamo? Abbiamo questo, che non sta facendo più una cippa. Questo, che non sta facendo più una cippa, pieno. È pieno, vuoto. Questo qua, che serve per il petrolio, per la latta, che però ci serve il scisto bituminoso, ma adesso abbiamo il mezzo, off camera andrò là a recuperarlo. Per là intendo in queste zone, una, due, tre e forse anche qui. Però noi abbiamo una zona comoda, comoda qua, da andare lì, recuperare le cose e via a casa. Però bisogna fare anche questo. Adesso lo faccio vedere. Posizionabili, altri, e qua da qualche parte c'è l'estrattore terreno argilloso. Estrae terreno argilloso, che può essere trasformato in argilla, si può posizionare ovunque sul terreno. Questo non va a energia elettrica. Quindi con 18 di ferro, 8 asse, 8 chiodi e 20 viti, possiamo fare questo estrattore di terreno argilloso e piazzarlo dove vogliamo. Dove vogliamo. Io piazzerei qua per ora. Per ora, tanto poi sappiamo che possiamo spostarlo, ma almeno qua è vicino. Ma però qua un po' forse scassa un po' le scatole, possiamo sfruttare qua, il posto qua. Eccolo qua, perfetto. Allora, servono 18 lingotti di ferro, che non so se ho, però vediamo. Ne prendiamo un po'. Ok, adesso peso un botto, mettiamone giù uno. Andiamo a vedere. Metti giù, 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 metti giù. 14, ne dobbiamo fare altri. Quindi viene quasi quasi comodo riaccendere assolutissimamente la fornace, direi di sì, e farne altri. Quindi andiamo a recuperare uno di carbone. Dato che già che ci sono, buttiamo questo. Io ringrazio per avermelo donato. Mettiamo questo qua, andiamo qua, ricarichiamo tutto, questo ci serve subito, vai qua, ma ce ne servono, mettiamo questo qua, qua ce ne servirebbero altri due in realtà. E qua adesso sfruttiamo anche Mike. Allora buttiamo questo e iniziamo ad accendere questo e vai così. Ora qua vi ricordate che c'era questo qua? Questo qua sostanzialmente l'ho staccato. Perché? Perché è vero che ci macina, però consuma un botto. E noi attualmente adesso non abbiamo corrente sufficiente per far funzionare quel macchinario lì. Quindi vedete che adesso siamo in positivo, perché l'energia di uscita è 100, l'energia disponibile in ingresso è 170. Se io attivo qualcosa lì mi consumo altri 100 e andiamo in negativo. È meglio di no, per ora è meglio di no, per ora è meglio di no, e lasciamo andare la fornace, tanto più o meno riusciamo a fare quasi tutto per ora. Chiodi ne abbiamo, cioè abbiamo tutto, abbiamo cosa bisogna di quello? Di altra acqua. Ma quanto beve sto tizio qua? Ma quanto bevi? E altra acqua, e beviamo altra acqua, tanto guarda qua c'è la colazione, guarda, mangia qua. Mangia qua, acquettina, bevi, anzi mangia, mangia, bevi, io ho preso, bevi, ok, tira su questo, bevi ancora, tira su questo, ok, siamo quasi al 100 su tutto, cerco di stare al 100 su tutto perché noto che scende molto meno. Vai di chiodi, 8, a mo servono viti, assi. Quindi via questo, prendiamo le viti, adesso prendiamo anche le assi, prima controlliamo qua che ha già finito, non so se avete notato, ha già finito, quindi ricarichiamo al volo. Intanto vedete che Mike, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mike ha già recuperato altri sassi, perché appena svuotiamo quella, Mike, boom, ricarica al volo, quindi via, 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 via. Mettiamo dentro 1, 2, questo, 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 basta. E aspettiamo. E nel mentre, vai. Viti, belle 20 viti.
prendiamo adesso 8 assi, mettiamo giù le viti così siamo meno pesanti, si sa mai. Mettiamo le assi. Sono 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biscotto. Vai. E anche 8 assi fatte. Inventario quasi vuoto, abbiamo preso un asse in più, chi se ne frega, butto qua l'asse. No, avete, abbiamo, ho preso un asse in più. Dico abbiamo perché alla fine con i commenti eccetera eccetera è come se giocassi con voi, è uguale. A questo punto servono altri 4 di ferro e siamo a posto. Questi di qua non li prendo perché mi possono essere utili per fare l'acciaio. Tutto lì. Ora con quelli poi, tra l'altro qua abbiamo il carbone, c'è il deposito di carbone, ma vogliamo sfruttarlo. Questo qua è terreno argilloso, attenzione, non è la stessa roba dell'argilla. Quindi mettiamoli qua, là. Che cavolo, perché non usare le cose se le abbiamo? Qua è pieno, cioè è pieno dappertutto, eh. Allora, adesso, nel mentre la starà già facendo, quindi, guardate, è già piena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perché biscotto, perché due le aveva già fatte, qua ha già fatto, vedete. Questo è eccezionale, servirebbe più di una di queste, ma in realtà farei tutto il giorno avanti e indietro come un pisquame. E non mi sembra il caso, e abbiamo praticamente finito, perché facendo quel giro lì, eccolo qua, guardate qua. Perfetto, allora, mettiamo questo e energia. E ora lui, man mano, tirerà su quello che ci serve, cioè argilla. Ne possiamo fare più di una, è un po' dispendioso, ma io eviterei. Quello che dobbiamo fare adesso è fare tanti mattoni asciutti, tanto cemento. Serve sempre l'argilla, perché vi faccio vedere per chi non lo sa, perché è capitato nel canale adesso, che magari non lo sa, ma comunque qua da qualche parte, mattone bagnato, vedete, argilla e sabbia. È la composizione uguale, la differenza è che qua ne metti 10 e 10, ecco che ne ha fatti altri 10, 10 e 10, mentre là è 1 e 1, il rapporto è così. Ecco perché adesso io farei una cosa, mettiamo giù questo. Cosa sto facendo qua? Cosa stai portando? Dove le stai mettendo? Al contrario le ha messe. Cioè non le ha messe. Ma perché? Perché? Ma perché? Allora, vai. Qua dovremmo esserci quasi. E l'idea è andare a riprendere quell'argilla lì. Guardate qua, in un attimo. Le fa tutti. Guardate, tac, tac. Ci mette veramente poco. Quando funziona questa fornace, non sarebbe saggio andare in giro, perché comunque è vero che abbiamo usato un solo di carbone, ma comunque l'abbiamo usato. Qua ce n'era di argilla, il problema è che spona un po', come cavolo gli frega, e quindi a noi adesso ci serve l'argilla e non c'è mai. Un sacco di sassi, ma argilla non c'è. Galline non ci sono. Pecore non ci sono più. Una volta c'erano, adesso non ci sono più. E poi questo qua c'è sempre la stamina di un bambino di 2 anni fa. Una corsetta è già stanco. E basta, dai. Però, oh, non ci sono animali. A parte gli uccelli nel cielo, ma non ci sono altri animali. Non c'è manco... Sono finite tutte le risorse che ci servono, non ci sono. Guarda, c'è un cerbiatto là. No, è una capra, ma non è una pecora. Per noi serve solo pecore e galline. Solo è una bella parola per dire, ci serve solo. Però è già per catturarne una. E poi va presa con la freccia, poi va presa, raccolta con la freccia che abbiamo fatto inizio puntata, va raccolta e poi portata nella stalla. Che non è un'impresa così all'acqua di rose, eh? Assolutissimamente. Allora, andiamo a recuperare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via ancora qua. Vai. Vedete che in un attimo lo fa e noi in un attimo abbiamo ferro. E quasi quasi ci impieghiamo meno
che con quell'altro sistema, mettiamo 5, e con l'altro sistema. Andiamo a vedere però qua, perché è passato un po' di tempo e ne ha raccolte 3. Quindi sembrerebbe che ogni estrazione ne raccolga una, oppure è casuale anche qui, nel senso che a volte ne raccoglie un tot e a volte di più e a volte di meno. Andiamo a vedere in questi secondi qua se per caso riusciamo a raccoglierne qualcuna, più di una, non sarebbe male, perché sennò qua è vero che poi off camera, mentre ad esempio una ne ha data, però magari non si sa. È anche vero che, stavo dicendo, off camera è facile, ci fa un sasso qui, ma però da terreno argilloso, non argilla, a me serve l'argilla, non il terreno argilloso. Caccia Eva, ma magari è uguale? Cosa cambia tra terreno argilloso e argilla? Non è la stessa cosa. Terreno argilloso e argilla. Se estraggo gli estrattori di terreno argilloso, ah, quindi l'argilla no. Cioè l'argilla devo picchiarla. Io penso che estrasse ottenibile studio specifico massa in giro. Si può anche creare argilla utilizzando. Ah, ok. Il terreno argilloso ottenuto con gli estrattori di terreno. Crea su. Ah! Amon, non è vero! Qualcuno ha scritto: Amon, guarda che puoi farlo con questo, Amon! Eh sì! Si può fare. Non c'è scritto come però. Però vediamo. Forse, no, forse c'è scritto. Cavolo, vedete perché dico. Bisogna vedere le cose. Poi magari qualcuno me l'aveva scritto anche nei commenti, ma non mi ricordavo. Si estrae con gli estrattori. Ok, no, questo. Ottenibile distruggendo gli specifici massi sparsi in giro per la. Abbiamo visto. Si può anche creare dell'argilla utilizzando il terreno argilloso ottenuto dagli estrattori di terreno argilloso. Crea su banco da lavoro 2. Ho letto 2. Ho chiuso prima, ma mi sembra. E allora, 1. Con 1. Abbiamo 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Uno di qua e uno di qua. Mix. Intanto lui sta lavorando. Va benissimo così. Vedete che sto dicendo una cavolata prima al terreno argilloso. Qualcuno aveva scritto: Ehi, amo, no, non è vero. Già corretto. Aspettate fino a. Ve lo dico sempre. Quando gioco io, aspettate sempre fine del video, perché non si sa mai. Va bene, allora detto questo. Io andrò avanti con questa cosa qua nella prossima puntata. L'obiettivo è chiaramente finire questo, perché così andiamo a recuperare il nostro mezzo che è da qualche parte qui. Dovrebbe essere qua, questo qua viola, sì, la TV, vedete qua e qua sotto, viola. Lo andiamo a recuperare grazie a questo, perché dovrebbe autotrasportarsi qua. E in più mettiamo il nostro mezzo qua. Poi dobbiamo andare avanti con la base e bisogna catturare perché voglio utilizzare la stalla. Ma non solo, ci sono tante altre cose da fare. Soprattutto una delle cose da fare è sicuramente, e dico sicuramente, cercare di vendere. Vendere per comprare degli upgrade. Vorrei fare quello prima di finire la serie, ma avete visto come siamo andati avanti? Poi non l'ha fatto, ma perché? 5 erano. Vabbè, scopriremo. Queste 5, forse non gli è piaciuto perché era 3 prima, forse. Devo toglierlo e rimetterlo. Ma detto questo, amici, vi ricordo come al solito di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Di iscrivervi al canale se siete già iscritti. Attiva la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Sapete già, tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Descrizione trovate anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi a prezzi scontati. Per cui da Amorush è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!